Ave Maria, non so riflessione stasera, ma sotto sulla maternità e la verginità di Maria, il mistero della salvezza. La profezia sulla maternità virginale la ritroviamo anche nel segno della Vergine partorente vaccinata in Isaia 7, 14, un momento particolare della storia di Israele. Il profeta scrittore riferisce che una vergine avrebbe concepito e partorito un figlio in cui il nome sarebbe stato Emanuele, il Dio con noi. Il suo ruolo sarebbe quello di liberare l'umanità dal suo peccato e della sua colpa, ottenendole il perdono di Dio e il ritorno dell'uomo a Dio per la comunione e per l'amicizia perduta a causa del peccato originale. Alcuni studiosi si dissociano da questa interpretazione non considerando sinonime di vergine la denominazione di giovane donna attribuita a Maria. Tuttavia, già la traduzione dei 70 concordava sull'attribuzione della verginità alla denominata giovane donna di Maria. Riteniamo logico che Dio manifestasse un suo intervento nella storia attraverso un segno che sospendesse la legge naturale per manifestare la sua onnipotenza. Maria è la Theotokos, poiché Dio onnipotente può fare tutto ciò che vuole. Lo vuoi, l'ha voluto e l'ha fatto, secondo dice di Don Scotus. Ella è piena di grazia secondo il progetto di Dio. Fu in questo mondo che la chiamò attraverso l'angelo Gabriele per comunicare la sua missione di madre. A questo proposito, Matteo, evangelista, scrisse che la Vergine si trovò incinta per opera dello Spirito Santo, senza conoscere l'uomo, benché fin da Zata a Giuseppe, e la diede alla luce un figlio e lo chiamò Gesù. Similmente, l'evangelista Luca racconta che durante l'Annunciazione, l'angelo Gabriele disse a Maria: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Concepirà un figlio che sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo e regnerà per sempre. A questo, Gabriele aggiunge il riferimento ad Elisabetta, parente di Maria, che a sua volta gode di una gravidanza ormai avanzata, perché tarda in età e quindi sterile. Nulla, infatti, è impossibile a Dio. Sul fatto che Dio abbia riempito Maria della pienezza della grazia, concorda sia la Chiesa d'Oriente che di Occidente. A questo si aggiunge il sensus fidei, secondo cui Maria possiede anche la grazia della verginità accanto alla maternità. I fedeli, infatti, hanno sempre venerato e riconosciuto Maria come vergine. Maria durante l'Annunciazione interpella oggi alla fede anche la sua ragione con un senso di intelligenza. Si chiede come avverrà la sua maternità visto che è vergine e sente di mantenersi tale. In questo c'è un uso di libero arbitro e del lato umano di intelletto e volontà che rivelano in Maria anche prudenza e saggezza. Più tardi ci vuole però la definizione dogmatica solenne del Concilio di Efeso in 431 e di Calcedonia in 451 per definire solennemente Maria come Theotokos, cioè madre di Dio e vero uomo. Questo è interpretazione riduttiva della doppia natura in Cristo umana e divina. Premesso che Maria è madre di Dio, perché madre di Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, c'è da approfondire il modo in cui Maria cooperò anche alla nostra salvezza, poiché il figlio di Dio si fa uomo per la nostra redenzione.
Maria indissolubilmente legata al mistero della salvezza apportata da Gesù come una cooperatrice non passiva nella sua concezione, nella sua nascita, nella sua missione, nella sua passione e nella sua redenzione. Ella mantiene attualmente questa cooperazione. La parola aepatenos in greco disegna che prima, durante e dopo il parto, Maria è sempre vergine, scrive San Giovanni Paolo II, le catechese mariane. I cristiani dei primi secoli espressero tale convinzione di fede mediante il termine greco aepatenos, sempre vergine, creato per qualificare in modo unico e efficace la persona di Maria ed esprimere una sola parola la fede della Chiesa e la sua virginità perpetua. Il fiat di Maria, quando l'angelo disse che ella sarebbe stata la madre dell'Altissimo, e secondo San Giovanni Paolo, San Paolo VI, un sì per tutti i cristiani. Questa è una lezione, è un esempio per fare dell'obbedienza alla volontà del Padre la via e il mezzo della propria santificazione. Maria, rispondendo, ecco la serva del Signore, sia fatta di me secondo la tua parola, risponde in nome dell'umanità. Profondamente convinto di questo esempio della nostra Mamma Maria, anche noi, fratelli carissimi, andiamo a fare lo stesso, la nostra vita e vocazione. Così sia.